Dio ti ama oggi. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo con grandissima gioia la parola di Dio che oggi ci viene data dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, 1-10. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo ascoltato il Vangelo della gioia, il Vangelo dell'amore di Dio, perché questo capitolo quindicesimo in tutto il Vangelo secondo Luca è proprio l'essenza del cherigma. Manca soltanto la parabola del Padre misericordioso, quindi la terza. Oggi affrontiamo le prime due. Gesù si trova di fronte ai pubblicani, ai peccatori che lo ascoltano, ai farisei, agli scribi che mormoravano perché Gesù era insieme a loro, e racconta queste due parabole. Gesù esprime la propria esperienza personale di questo Padre, Dio, che ama i suoi figli, che non li giudica, ma anzi va incontro a ciascuno di loro. Sono due parabole paradossali, soprattutto la prima. Un pastore che, avendo 100 pecore, lascia nel deserto 99 e cerca quella perduta. Questo è un paradosso. È come avere 100 euro e perdo un euro da qualche parte, una monetina, dice: ma ne ho 99 di euro, che cosa mi interessa? Ho fatto anch'io oggi una parabola. Ma in realtà, fratelli e sorelle, Gesù ci vuol dire che ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio Padre. Tu sei importante per Dio. Tu sei unico per Dio. Quante volte noi abbiamo pensato o detto: sì, ma io sono un peccatore, faccio una vita un po' dissoluta, non prego tanto, anzi prego molto poco, anzi non prego mai. Ogni tanto mi ricordo di Dio, quando ho qualche problema chiedo aiuto. Dio ama altre persone, non ama me, non si ricorda certamente di me, non ha tempo per me, perché io sono un poveretto. Quante volte abbiamo pensato così? Eppure oggi Gesù viene a dirci in questo Vangelo che non è così, che il Padre è totalmente diverso da ciò che noi pensiamo. I suoi parametri di amore sono diversi dai nostri. Sono dei parametri paradossali. Noi siamo unici, tu sei unico. Unico figlio di Dio, unica figlia di Dio, unica persona per Lui. E quando pensa a te, quando ama te,
ti ama in un modo incondizionato, senza limiti, senza dei pregiudizi. Sì, ma tu hai fatto questo, tu ti sei comportato così, ti sei allontanato da me, hai fatto male agli altri, hai fatto male a te stesso, alla tua famiglia. Dio non ha questi parametri, noi li abbiamo. Ecco perché noi spesso perdiamo la fiducia e la speranza di andare da Dio, perché pensiamo che non ci accolga, che siamo perduti. Dio va in cerca di quella pecora che si era perduta, che vagava nelle tenebre. Io sono stato così. Ciascuno di noi è o è stato così. Dio oggi bussa alla porta del nostro cuore e si rallegra quando io gli dico: vieni, oh Signore, ti accolgo nella mia vita oggi. Si rallegra quando vede che noi ci lasciamo prendere da Lui. Ci lasciamo caricare sulle sue spalle. Quando noi apriamo gli occhi e vediamo questo buon pastore che viene a me dicendo: Luca, coraggio, non importa se sei caduto 70 volte, 1000 volte, io sono venuto a recuperare la tua vita, sono venuto a prenderti per mano, a metterti sulle mie spalle. Sono venuto a darti una vita nuova. Questo è un tempo benedetto, fratelli e sorelle. E chi crede in Dio ha una salda speranza in Lui. Non rimarrà deluso. Allora oggi accogliamo questo Vangelo bellissimo. Tu sei unico per Dio. Sei prezioso per Lui. Il suo amore per te è davvero sovrabbondante. Tale, così grande, che il nostro cuore non può contenere, fratelli e sorelle. Lasciamoci amare da Dio, lasciamoci prendere da Dio e Lui ci farà innamorare di Lui e lo seguiremo come delle pecore amate da Lui e innamorate di questo pastore che è venuto in cerca di noi, che ci sentivamo perduti. E le diciamo grazie, Signore Gesù. Grazie, oh Dio, perché sei il buon pastore. Grazie perché oggi sei venuto a cercarmi. Bussi alla porta del mio cuore. Io ti voglio accogliere, voglio sperimentare che non sei quel Dio di cui pensavo male, come un giudice, una persona che condanna e che non mi accoglieva per quello che ero. Grazie perché oggi posso sperimentare la luce della tua parola, di questo capitolo 15 di Luca, che tu mi ami come sono e che tu vuoi il meglio per me e vuoi che io esca dalle tenebre, dalla mia tristezza, dai miei scoraggiamenti, dalla mia vita senza di te. Voglio lasciarmi prendere e caricare sulle tue spalle. Voglio una vita nuova con te, Gesù. A te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, questa è la buona notizia di Dio per te. Dio ti ama oggi. Questo è lo slogan, questa è la parola che può oggi entrare nella nostra vita e rivoluzionare il nostro cuore. Grazie che mi avete accolto, vi benedico e vi benedica il Signore con questa sua parola. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao! Solo in te io trovo la mia forza e abbandono a te. Solo in te io trovo la mia forza, mi abbandono.